regina delle vendite, l'XC60, ma questa è quella nuova, una veste completamente rivisitata. A primo sguardo gli elementi di richiamo ricordano l'XC90, quindi si sale ancora di categoria, ma l'assoluta novità è la piattaforma PSA, che regala questo nuovo look. Andiamo insieme a vedere. Sguardo a martello, guardiamo le linee filanti che delineano i volumi e gli danno quel tocco aggressivo senza rinunciare però allo stile. E da dietro il termine styling è quello svedese. Dentro tanti elementi essenziali, ma vediamo. Andiamo a vederlo. A un primo sguardo sembra di essere a bordo dell'XC90. Non è così, siamo su un XC60, come avete capito. Linee essenziali, tanto materiale di pregio, questi lami, le rifiniture. Ma ciò che colpisce questo spirito svedese, pochissimi bottoni, quasi inesistenti. Guardate la plancia e il nostro cruscotto dove è incastonato il sensus. Basta un touch sul bottone. E adesso vi faccio vedere come funziona. Molto semplice, sposto e con un dito posso comandare tutte le mie applicazioni. Tra l'altro fa da interfaccia col mio iPhone e mi permette di utilizzare tutte le funzioni del telefono anche a bordo, ovviamente quando la vettura non è in marcia, perché durante la marcia, sempre per la rinomata sicurezza di Volvo, internet non funziona per evitare distrazioni. Tanto lusso è corredato di altrettanta grinta ed energia. Per il mio test ho scelto la versione diesel D5 a trazione integrale e qua siamo in terre di Emilia Romagna e ci vuole tutta, soprattutto nelle salite è davvero divertente. Proviamola insieme e vi faccio vedere come va. Allora, guardate, questo è il tasto d'accensione, basta ruotarlo e voilà, la nostra Volvo XC60 è accesa. Vediamo di uscire da questo parcheggio e subito una vettura, a parte l'aria condizionata di fondo, davvero silenziosa. Molto interessante vedere anche la telecamera di assistenza che mi fa vedere già il tracciato e com'è il terreno. E allora andiamo. A bordo di XC60 regna il silenzio. Davvero viaggiare tra queste pianure verdeggianti con questa guida rialzata, sterzo maneggevole, mi sento davvero sicura. Ma ad avvalorare ancora di più questa mia sensazione sono proprio i sistemi di assistenza alla guida di questa nuova Volvo XC60. Dei sistemi che ci stanno un po' proiettando in quella che sarà la futura guida autonoma. Di particolare interesse che mi ha colpito, l'ho provato e davvero funziona, è il sistema di assistenza alla frenata, ovvero quando la mia XC60 incontra un ostacolo, non solo si ferma, ma nel caso in cui bisogna evitare l'ostacolo, sterza prontamente. Questa è la novità di questo tipo di sistema introdotto da Volvo nella vecchia versione. Confortevole e rilassante, ma lo sapete che io da vera purista non rinuncio al piacere di schiacciare sull'acceleratore. E allora, colpo di gas, che tenuta, che divertimento, insomma, questa XC60 è davvero promossa. Thank you.